Allora, ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi è il 9 di marzo. Allora, io oggi avevo detto che dovevo finire la scaletta della cellula. Peccato che all'altezza del centro della parte verticale dell'interno del gradino c'è un'apertura ovale che non so se è di serie o se ce l'ha fatta l'ex proprietario per qualche motivo, non lo so, oppure magari c'era di serie. Non lo so perché l'ELNAG non l'ho mai avuto, semi-integrali in generale. E praticamente nella piastra che io ho fatto tagliare, una delle quattro piastre che ho fatto tagliare, mi sono scordato di dirgli di farmi un taglio anche centrale. Quando poi sono andato a prenderle, mi è tornato a mente per la strada, con in mente andavo a pigliarle, e gli ho chiesto: tu ce l'ha fatta a farmi un taglio centrale? Fatto, no, guarda, noi i tagli, cioè, si fanno a misura le lasse, ma i fori, i tagli, cioè, insomma, roba, una volta che la piastra è già tagliata, non si fanno altri fori. E ce lo dovevi dire prima, e tu sì, avete ragione, ma me lo sono ricordato ora per la strada, che io forse era meglio se ci facevo fare il foro. Vabbè. E praticamente, per questo motivo, oggi non la monto. Uno perché gli è un po' nuvoloso, c'è anche un po' di ventolino, infatti sono col giubbotto abbastanza pesante, anche se ho caldo, però io ho problemi alla schiena, al collo, quindi è bene che sto coperto. Primo, e seconda cosa perché non c'è una mola a disposizione, almeno oggi e domani, perché a casa mio amico Gianfranco, in garage, nel delirio, sono andato a vedere, ho guardato a tutte le parti. Messo malo un piede, a momenti mi ci ammazzo anche, però ci sono i dischi della mola, ma non c'è una mola, quindi se avessi avuto un flessibile, una mola, tagliavo, facevo il foro, perché le piastre sono qua. Vabbè, queste sono altre piastrine che mi servono per altre cose, sempre per la scaletta, però non per la parte interna, ma per la parte sotto. Poi comunque quando andrò a montare farò il video. E comunque stavo dicendo, non c'è una mola in garage e io non so da chi andare ora come ora di sabato a pigliare una mola. Vuol dire che andrò lunedì pomeriggio con calma alla Florence Camper, gli porto la lascia, gli dico: guarda, mi presta un attimo una mola 5 minuti da fare un taglio e te la rendo. Sicché lunedì faccio tutto, pioggia permettendo, vento, ghiaccio permettendo. Ora come ora invece mi sono messo a fare un altro lavoretto, dato che oggi pomeriggio non ho un corno da fare. Allora, mi sono messo a fare un altro lavoretto di, tra virgolette, restauro di questi cassetti qua, che poi sono gli originali Elnag, che sono un po' particolari perché si sì, sono bellini a vederli, come dissi già nei primi video che facevo su questo mezzo, cioè dopo poi ce l'avevo, mi sembra, i primi video riguardanti i cassetti l'avrò fatti, i camper l'ho preso aprile dell'anno scorso, i primi video dei cassetti l'avrò fatto a maggio-giugno più o meno del 2023, quindi dopo un paio di mesi l'avevo, perché hanno una piccola particolarità, no, sono bellini, però il problema, aspetta un attimo, stoppo perché sto telefono fa un po' schifo, non mi si gira l'immagine quando faccio il video, quindi tutte le volte mi devo alzare, spigliarlo, staccarlo, un attimo soltanto. Ecco, allora, stavo dicendo, hanno la particolarità di non essere un'unica lastra di legno, come sarebbe stato meglio che avessero fatto i costruttori o comunque chi l'ha progettata questa cosa, ma sono vari pezzi di legno incastrati tra loro. È un puzzle perché è una lastra di legno, seconda lastra, terza, quarta, quinta e sesta, c'è questa traversina che regge i due componenti, ma questi cassetti qua non è che sono fissati in maniera, che ne so, con delle viti fra un pezzo e quell'altro, sono soltanto incastrati praticamente. Ecco, qui si può vedere un pochino meglio, sono un attimo, me lo mettono anche a fuoco sto schifo. Ecco, praticamente sono fatti a questa maniera, sono incastrati tra loro, ma non sono neanche incollati, sono proprio a pressione. Il problema qual è? Che avendo soltanto un braccio d'apertura, come si chiama questa affare qui, soltanto uno da una parte, quando dall'altra è liscio, cioè non c'è nessun altro, ora mi viene il nome di questa affare qua, insomma
cavalletto d'apertura, insomma, chiamiamolo così, ora non mi viene il nome specifico. Essendoci soltanto uno di questi, che succede? Succede che quando vado ad aprire, che si apre, no? Pigiando, vabbè, qui c'è chiaramente la serraturina. Pigiando, vado ad aprire. Il problema è che forza sempre e soltanto dove c'è questo coso qui. Dall'altra parte non ci fa forza, il che vuol dire che forzando sempre e soltanto da una parte, alla fine succede che come in questo caso e anche purtroppo per altri cassetti, succede che forzando soltanto da una parte, cioè dove c'è questo affare qui, la levetta d'apertura, ripeto, non mi viene il nome preciso, dove forza, dove fa pressione, niente, rimane intatto. Dove non fa pressione, chiaramente il pezzo è come se si sbilanciasse, come se... E succede questo, si scastra dalla parte verticale o viceversa. E infatti succede questo, vedete? Che questi mi tocco metterci il nastro. Ah no, scusa, è qui che forza, mi stavo sbagliando. Forza qui e di qua non fa pressione, cioè non ci pigia. E pigiando soltanto da una parte, fra aprire e chiudersi, apri e chiudi, succede chiaramente questo. Allora, io potevo fare varie cose, cioè, che ne so, potevo andare da un falegname, che mi sarebbe costato un occhio della testa, secondo me, o magari mi sbaglio poi, ma non credo. Potevo andare da un falegname a farmi sistemare i cassetti, potevo andare alla Florence, ci sono passato, ma gli ho chiesto neanche il prezzo, perché, non perché siano cari loro, è che se una cosa me la posso fare da me, non vedo perché debba andare a pagare qualcuno per farla, la solita cosa. Potevo andare a sentire, che ne so, Hennag in generale, così, a parte la Florence Camp, sono anche concessionari e ricambisti, diciamo, per Hennag, dato che è concessionaria autorizzata Hennag. Ma comunque ho detto, se una cosa mi riesce a farla da solo, perché devo andare a pagare qualcuno per farla? Allora, io e mia moglie abbiamo pensato a una soluzione abbastanza semplice, che non si vede perché rimane all'interno del cassetto, rimane da questa parte qui, quindi all'interno non si vede da fuori. Ed è un sistema un po' grezzo, però funziona e fa sì che tenga insieme i vari bordi di legno di tutti i cassetti. A parte quelli che mi si sono tritati, spezzati, ho da capire come fare a ricostruirli, perché proprio mi sono rovinati due, ho dovuto, proprio due sportelli ho dovuto buttarli via perché erano proprio spezzati. A parte questo, e niente, abbiamo pensato a una soluzione molto semplice, che consiste nel mettere questi morsetti, queste staffettine qui a L o pari, insomma orizzontali. Ora queste le ho trovate così, le ho trovate a L, le ho comprate ieri l'altro, a parte ho preso una barcata di roba che, anche se non mi serve, ma più avanti mi potrebbe anche servire. Praticamente sono delle staffettine a L che, messe qui così, ce ne so, due fuori falle qui, due fuori falle di qua, essendo di metallo, di ferro, sottile, quindi neanche danno noia per l'apertura, per la chiusura del cassetto stesso, mettendo delle staffettine qua, si evita che, facendo forza soltanto dove c'è il gambino qui, si evita che si stacchi la parte opposta, dove chiaramente non fa forza, non fa nulla, però chiaramente, come ho fatto vedere per il cassetto di sopra, se ne oggi gli e domani si sfilano. E io sinceramente ho provato già, l'avevo messa anche dall'altra parte, anche alla porta del bagno, per precauzione, dato che la porta del bagno è fatta con lo stesso identico sistema, solo invece di essere sei pezzi di legno incastrati tra loro, sono circa una dozzina, quindi sarebbe stata ancora peggio se fosse sganciato qualcosa. Io non sono sganciato nulla, però per precauzione ce l'ho messi 4 o 6, non mi ricordo, due in cima, due centrali e due in basso, per evitare possibili rogne, tipo queste cose qui. Prima di fare il video ho smontato il cassetto sopra della dinette, sì, scusa, della dinette, della cappelliera, dove c'è il cupolino.
E ho guardato un attimino, ho detto, bah, proviamo a fare, cioè, facciamo prima una prova e poi casomai faccio il video. Ed è venuta abbastanza, è venuta molto bene, sinceramente. E niente, ora vado a inquadrare il tutto e poi vedrete anche quando vado a inquadrare anche il cupolino anteriore è privo di, posso dire, tappezzeria, copertura, non lo so. Perché l'ex proprietario ci aveva cambiato posso dire, il cielo, diciamo così, ci aveva cambiato la copertura, la regola originale non gli piaceva, infatti quando lo compravi c'aveva una cosa tutta grigia, argentata, o disegni, faceva schifo, infatti la prima cosa che tolsi fu quella, poi lo fo, tanto si sa, e lo fo, ciao, ora invece mi ci voglio mettere, e comunque io ora... Parti il cassetto e poi torno a ragionare degli sportellini. Alla copertura del cupolino ci tolsi tutta questa cosa che ci aveva appiccicato lui, cioè bellina. Era un po' una marocchinata andante parecchio. E ora ci ho levato tutto e poi con karma mi ci metterò e lo rifarò per benino con le piastrelle perché voglio voglio mettere anche le piastrelle in PVC, che ne so, alle pareti, al soffitto, forse no. Comunque alle pareti sì, però sto pensando o alle piastrelle in PVC o a sempre PVC, però tipo perlinato, tipo le stecche di legno, le classiche, tipo baita di montagna, ma questo poi ci si arriva più qua, quando mi metterò a fare questo lavoro, intanto vado a far vedere i cassettini fermati con queste staffettine qui a L. Allora, il cassetto, eccolo qua. Se io vado ad aprire, ora qui infiltrazioni zero, è più che sano, gli ho tolto la copertura come ho detto poco fa. Comunque, tornando al discorso, per fare meno spessore possibile, invece di metterci delle viti a legno, che sono specifiche per il legno, ci ho messo questi quattro rivetti che prima cosa secondo me tengono molto di più. E seconda cosa, hanno la testa parecchio piana, diciamo quasi completamente piana, ma tutti ripeto, a differenza delle vitine che magari un minimo di spessore in più ce l'hanno, della testina a croce o a taglio che sia. Comunque ci ho messo queste tre staffe rivettate a questa maniera, questa è la terza. La quarta non ce l'ho messa perché qui non mi ci bastava, non so come fa a fermarcela perché qui c'è la cernierina d'apertura, qui c'è la staffettina della cerniera, ecco come è venuto il nome dell'apertura del cassetto che tiene il cassetto aperto e quindi non sapevo dove metterla. Comunque tre sono più che sufficienti e a questa maniera perlomeno uno evita che si risganci un'altra volta, forse ad aprire e chiudere. Infatti, come lo si può vedere, chiude, che è una meraviglia, che poi tra l'altro prima traballava anche un pochino, dondolava, invece ora, cioè, ora s'apre e si chiude, che è anche pari, prima non era pari così. E poi questi problema di questi assettini qua, che questa cerniera qua non è normalissima, come può pedire l'accompagni se e l'apri se, è a molla perché qui all'interno vedete qui c'è una molla. Problema che si staccavano anche parecchio spesso i legni dei cassetti qua, insomma le giunture, si rompevano anche perché ti scappava di mano il cassetto, lo sportellino stesso, quindi dai oggi, dai domani, anche senza farlo apposta, si staccava uno di questi due, o quello verticale da quello orizzontale o viceversa, e toccava bestemmiare a diritto. Invece a questa maniera ho risolto. E adesso vado a fare lo stesso lavoro di fuori. Ora qui no, c'è la cerniera. Vado a fare lo stesso lavoro di fuori con la puntina a legno e queste staffettine qua a L, perfette secondo me per evitare rotture del genere. Allora, ho fatto i segni col cacciavite a punta, insomma, con la punta del cacciavite, tanto per rendermi conto, cioè tanto per fare i fori precisi. Dov'è? Quelli qua, quelli
ancora magari in video è un po' peggio. Comunque ho fatto i segni e ora procedo a forare. Allora, fori fatti, penso che si noti, c'ho un trucciolame qui che farei in video un falegname. Comunque, fori fatti, chiaramente non passanti, ovvio, passanti non c'è nulla. Allora, fori fatti, precisi. Qui c'è la cerniera, quindi non importa perché non so come, non c'ho spazio. E ora ci do i rivetti, sono questi qui piccolini, che basta e avanzano, tanto... così fanno anche meno spessore perché hanno la testina più, ancora più bassa chiaramente di quelli che se fossero, che ne so, questi qua più grossi. Stavo dicendo, questi rivettini qua piccolini, ora non so la misura perché l'ho comprati varie misure tutte insieme, questi qua piccolini sono perfetti perché vanno benissimo all'interno del foro, si fermano subito chiaramente e hanno la testina più sottile rispetto a quelli più grossi, che ad esempio sarebbero questi, che chiaramente più grossi sono, la testa più che fa spessore e magari più può avere problemi lo sportello stesso a chiudersi. E ora semplicemente inizio a darci di rivettatrice, perlomeno viene fuori, mi sparancano nata diritto. Che c'è la partita e quando c'è la partita parte le cannonate, parte questo. Ora stavo dicendo comincia a darci di rivettatrice, perlomeno anche questo sta fermo, starà sempre fermo e non si muoverà più niente. Ecco, ora mi parte il rivetto, ma a parte questo perlomeno sarà, sono rincoglionito, sì, non mi ha poco. Una bella buona noia sta parte, diciamo di qua. Se magari una smussatina dei ricciolini di legno che si formano quando faccio i fori, forse è meglio che gliele levo, perché perlomeno mi ci sta bene il rivetto senza graffiare nulla. E ci vo a mettere i rivetti, perlomeno si evita, come ho detto, rotture di palle, anche perché non è bello quando ti succede queste cose, tu vai a aprire, apri, chiudi, un giorno ti resta a mano, non è il massimo, però a questa maniera si risolve velocemente. Allora, tirati, vai, primo messo. Secondo rivetto, e a questa maniera sto tranquillo. Questo ancora era sano, non si era ancora sganasciato, però per precauzione, dato che oggi mi è saltato il lavoretto dell'interno del gradino, perché non ho trovato la molla, allora ho detto mi metto a fare questo. Eccolo qua, già fermato, già fissato, questo già è tranquillo. Ora parto a fare anche gli altri, però stoppo un attimo, sennò viene troppo lungo. Eccolo qua, e anche questo sportello qui è saldamente, anzi rivettamente bloccato, fermato e sicuro. Ora perché non ho messi due in meno, me ne accorgo ora. Vabbè, comunque una svista mia, quando sono sopra il pensiero faccio anche queste cose. Comunque ora vado a rimontarlo al suo posto e adesso con il trapano avvitatore vado a rimontare il tutto. Scusate se vi do le spalle, ma o così o così, non vedo alternative. Magari con una mano reggere, con un'altra abboccare, non è il massimo, però
uno si arrangia. Allora, la vitina 1 l'ho messa, poi vitina 2, avevo un po' la mano ferma per questi lavoretti qua, anche se non... Ecco, 2, facciamo un pezzo di colesterolo, ci ho messo le vitine infilate perché sennò ho paura di perdile, qua in questa maniera non le perdo, quindi ce le rimetto tranquille e beato senza stare a cercarle, che magari va sapendo finiscano. Questa maniera si fa bene. Allora, terminata l'avvitamento delle cernierine, ora si cambia la punta e devo andare a stringere la cerniera laterale, che poi è la causa, era la causa una volta della rottura degli sportelli stessi. Ah, mi chiude bene. Sorreggendo con le corna lo sportellino, dando dentro la vitina della cerniera senza farla schizzare perché sennò la perdo, ma sapendo finisce, si fa a questa maniera. Bestemmiando un po' mentalmente, perché sennò YouTube se ne ha male, come sto facendo in questo momento, si riesce a fermare il tutto. Non è... Ecco, e dovrebbe essere tutto tornato a posto. Vediamo un po'. Dovrebbe essere tutto a posto, ma mi chiude bene, ma è meraviglia. Oh, finalmente, che bellezza. E a questa maniera, e questo è un sistema efficacissimo per chi ha magari un modello Elnag o Slick, o magari non so se anche su altri modelli Elnag hanno fatto la cassetta a questa maniera, ma penso di sì, o probabilmente anche non soltanto sull'Elnag. Però con questo sistema di questa staffettina L o orizzontali soltanto, perché la porta del bagno, ora faccio vedere, l'ho messo orizzontali che l'avevo trovata al lobby, soltanto una striscina così dello stesso metallo, però era orizzontale. Questa sono una L, che mi garbano anche di più, a parte sono dentro, non si vedano, però va benissimo perché così si evita che sì, qui forza, però... essendo tutto unito, o si spezza in due a questo punto, ma la vedo dura perché sì, non è legno massello, è legno, non so che legno è incastrato una parte all'altra per tutto lo sportello, però essendo bloccato con queste staffe di metallo a tre lati, perché qui non c'è spazio per mettile, se ritrovo quello orizzontale ce le metto, faccio un foro qui, un foro qua, una staffetta orizzontale, allora sono ancora più tranquillo, ma già così sono tranquillissimo, perché per far uscire ora dalla guida i due componenti, che poi insomma la traversa è sta qua e questa qua di legno che compongono lo sportello, ora ripeto non è legno massello, ma comunque è abbastanza massiccio, cioè bisognerebbe proprio che, cioè, c'ho la cerniera killer, altrimenti non c'è verso. Infatti ora sono tranquillissimo, vedete? Poi anche posso anche lasciare andare tranquillamente, non succede più nulla, non si rompe più niente. Su questo qua invece ci misi queste qua rettangolari, che però ci misi le viti, infatti mi garban poco perché prima cosa hanno maggiore spessore, la testina è più, la testa è chiaramente più spessa, è più, cioè il bordo più spesso, infatti quasi quasi ce le tolgo e ci metto i rivetti, e comunque anche qua problemi zero da quando ci ho messo queste, perché anche questo si era aperto, infatti si vede un pochino scostato, ma proprio di un millesimo di millimetro.
qua ce l'avrei da rimettere perché mi ricordo le finì, questi erano gli ultimi tre e ci fece questo cassetto qua, e quasi quasi una staffettina la metterei anche a questo, però forse è meglio se prima faccio questo qua, che è quello più disastrato, che mi toccò, ripeto, metterci il nastro adesivo intorno, giro giro, eccolo qua, per farlo stare insieme, anche perché i cassetti aperti, se non mi va giù tutte le coperte. Forse è meglio che prima sistemo questo, perché questo non è a rischio, questo invece sì, è molto. Allora, terzo sportello asportato, e questo ci mise un chilo di nastro, perché in effetti si stava, cioè c'era tutto aperto, e ce la feci miracolosamente a ricomporlo da solo, perché non è semplice, sembra una bischierata, ma va sicuro che non è una cosa semplice, anzi è piuttosto blasfema, ma parecchio. Quasi da far scuola a Germano Mosconi, perché per rimpilare questo affare da solo, io dico, avrei fatto scuola a Germano Mosconi quel giorno lì, che ho messo questo nastro qua per farlo stare almeno così fino adesso. Allora, io stacco il video perché sto finendo la batteria e sto finendo anche i rivetti. Comunque, il modo di fermare i cassetti l'ho fatto vedere in modo molto efficace, e bisogna stare un po' lì a trapanare, ma per il resto va tutto a gonfie vele. Io stacco perché ho tipo l'8% di batteria, quindi se non si stacca tutto e se lo metto in carica mi si stoppa il video automaticamente, perché questo telefono fa veramente schifo. Me l'hanno regalato, ma fa veramente schifo. Forse per questo me l'hanno regalato, perché proprio fa schifo sto cellulare, quindi se lo metto in carica mi si spenge il video. A questi punti stacco. Niente, se vi sono piaciuti i miei video, questo, precedenti, futuri, mettete un like, iscrivetevi al canale, tutte le nuove iscrizioni sono ben accette, domande o consigli scrivete tutto nei commenti, prese di giro scrivete nei commenti, fuori piove, e per ora è tutto, vi saluto e ci vediamo ai prossimi video. Ciao!